Mi trovo nel sottotetto di una casa. Sono stato chiamato perché è stato avvistato un nido di vespa grabro caduto dalla parete e molte persone pensano che probabilmente in questa stagione, siamo all'inizio di giugno, non sia colonizzato. In effetti è vero, però bisogna stare molto attenti perché a volte ci possono essere all'interno delle regine ancora sopravvissute all'ultimo inverno, già fecondate, che svelano all'interno del vecchio nido anche se è caduto. Ed eccolo qua. Questo è il vecchio nido. Mi sembra tutto ok, non ci sono regine, altrimenti avrebbero già emesso il loro ronzio, il loro canto. Mettono un canto che serve in qualche modo un teatro di, chiamiamolo, di guerra, serve a spaventare eventualmente intrusi. Qui c'è un secondo nido che avevano costruito, che anch'esso è caduto, e ha fatto bene questo signore a chiamarmi perché io mi sono infilato all'interno di questo, chiamiamolo così, lucernario, dove c'è questa porta, si vede benissimo l'accesso e la luce entra dentro. È un posto molto caldo, molto riparato, guardate sotto un sottotetto bellissimo, tra l'altro fatto tutto travi di legno, e questo signore mi ha chiamato perché non era sicuro, e ha fatto benissimo, perché guardate in cima che cosa ho trovato io adesso, niente poco di meno che la costruzione di un nuovo nido con all'interno una nuova regina, che pensate non mi attacca, e vi spiego io perché. Guardate, è irritata, infastidita da questa luce, dalla mia presenza, dalle vibrazioni che emette la mia voce. Ma non mi attacca, e c'è un motivo perché non lo fa, perché ha già deposto le uova all'interno dei primi alveoli che ha costruito, ricavati con il cartone, diciamo con il legno masticato, marcio masticato. In questo momento lei è intenta a proteggere, a tenere pulite, a custodire le sue uova, e non mi attacca perché l'attacco potrebbe innescare in me una reazione violenta, io potrei devastare e distruggere il suo lavoro, che è un lavoro preziosissimo, perché sta dando origine da sola a una nuova colonia che sarà composta da centinaia di individui. Infatti, le prime uova che deporrà nasceranno, dalle prime uova che deporrà nasceranno delle operaie, dopodiché lei non uscirà più, farà la parte della regina, deporrà le uova fino a ottobre, e farà nascere centinaia di altri vespe grabro.